com'è la tua situazione fisica di salute, Vittorio? Ma adesso sto, insomma, gli anni passano, non mi muovo più bene e purtroppo non facendo più sport, che era una componente importante della mia vita, respiro male un pochino e allora faccio un po' l'ossigeno, queste cose qui, insomma, però insomma, vado avanti. Vittorio, ti è stata sospesa la pena, questa è la notizia, ti è stata sospesa la pena per una questione di salute. E poi una condanna di natura puramente di burocratica. Beh, una condanna finanziaria. Finanziaria, senti, sì, e poi non c'era nessun aggravante. Però lo sai che quando si amministra una grande azienda è una superficialità finanziaria o gli sbagli finanziari, distrazione di fondi, cioè stiamo parlando di altro, ecco. sono accuse molto gravi, no? Non entro nel merito, questo non voglio entrare nel merito, perché comunque... Però rimango fondamentalmente una persona separata per bene. Ho voluto fare troppe cose. Senti, Vittorio, secondo te sta grazia arriva o no? Non lo so. Non ci penso. Perché se ci penso, mi permetterebbe di poter andare a trovare Vittorio a Miami. Vorresti andarci da Vittorio a Miami? Sì. Lo desideri tanto. Sì. Vuoi vederla? Buongiorno ad Angelo Perrone, che ci ha raggiunto. Buongiorno. Vedo Silvana Giacobini, ciao Silvana, collegata con noi. Allora, vediamo un po' quella che è la storia della famiglia Cecchigori e poi parliamo, invece manderemo in onda ciò che ha risposto in diretta a Storie di Sera ieri Rita Rusic. Guardate. Parliamo del tuo cinema, guarda le mie spalle, qui ci sono delle statuette di Oscar. Uno è Il Postino. Poi l'altro... Il Mediterraneo, Il Postino e La Vita è Bella. C'è una fotografia lì e c'è Troisi e Amato Antuono. Siamo tutti in smoking. Credo che quella sia una fotografia fatta perché Amato Antuono venne perché c'era l'Oscar del Mediterraneo e Troisi perché Troisi voleva vivere a Los Angeles. Il suo sogno era poter fare un film americano e vivere a Los Angeles. Non c'è nella fotografia, ma c'era anche Benigni. Io me lo ricordo, Benigni che in quel momento voleva fare un film sulla Pantera Rosa, l'avevano chiamato per quello con cui io stavo facendo altri film. C'era Troisi e che voleva girare un film in America, voleva fare un film, mi ricordo, Camerieri, non voleva fare un film, che però non si riusciva a fare perché lui non era così noto in America da poter allora... montare un film americano e allora io lo guardai e dico ma che facciamo, mi viene distinto, che facciamo come prossimo film? Venne fuori l'idea del Postino, quel pomeriggio è un pomeriggio fatato perché lì deve essere nata per conseguenza anche La Vita è Bella con Benigni. Tutti mi dissero ma che sei matto con Benigni, ti metti a fare una storia del genere? Penso. Ma io no, dico no, perché Benigni è uno che questa storia la sa fare bene, dove strapperà anche delle risate oltre che delle lacrime e che ci lascerà anche un significato. E così fu. E così fu. Parliamo di Troisi e durante le riprese del film Il Postino a un certo punto tu volevi fermare tutto perché sapevi che Troisi non stava bene, avevi paura per lui. Sì, lo sapevo perché sapevo già tutto, purtroppo. Io non volevo cominciare il film, volevo aspettare che passasse l'inverno. Lui lo volle fare lo stesso perché sapeva che c'aveva quella scadenza del trapianto. Quando stava per finire il film, gli telefonai a Cinecittà e gli dissi, ah, allora sabato finisci? Sì, finisco sabato, ma vado anche stasera perché voglio ultimare alcune voci fuori set. Sì. Ma perché bisogno c'è? Fra due giorni è finito, lo fai dopo con il doppiaggio. Dice no, voglio venerdì sera. Venerdì sera va a fare il doppiaggio e sabato mattina è morto. Ha fatto tutto il film con questa spada, diciamo, ed è rimasto in vita fino a che non potesse dire l'ultimo ciak. È una cosa incredibile. Agnese Pini, direttrice di QN, buongiorno, grazie direttore di essere
con noi in diretta. Allora, la notizia, siamo partiti con Storia di Sera, appunto della sospensione della pena per motivi di salute di Cecchi Gori. In questa lunga intervista lui si è raccontato e abbiamo parlato anche di quanto gli sta accadendo da un punto di vista di salute. Lei sa che stava agli arresti domiciliari, questa sospensione di pena arriva perché di fatto l'abbiamo visto anche noi, insomma, l'ossigeno e non sta bene. Direttrice. Guarda, ovviamente stando dentro la questione giudiziaria è chiaro che appunto una persona che ha bisogno di determinate condizioni per mantenere la propria salute ha diritto ad avere le misure di ammorbidimento della pena che ha avuto Vittorio Cecchi Gori. Nell'intervista che hai fatto è molto bella, molto umana e intensa. C'è una frase che lui dice a un certo punto che secondo me esprime molto bene il personaggio Vittorio Cecchi Gori. Quando lui dice: ho voluto fare troppe cose. È veramente questo, penso, il senso più profondo della vita straordinaria di quest'uomo che ha vinto tutto e ha perso tutto. E quindi probabilmente è anche per questi due estremi che convivono insieme nella sua esistenza, e appunto è raro trovare un'esistenza, due opposti così che riescono, che stanno insieme, che poi è facile anche trovare delle identificazioni con lui, proprio perché ci sono degli antipodi, degli estremi molto forti nella sua vita, sempre molto intensi, dagli Oscar alla prigione, dal calcio, in cui anche qui ha vinto tutto con la sua Fiorentina, con un legame fortissimo con la sua città Firenze, anche qui un legame di profondissimo amore, ma spesso controverso, quando poi le cose hanno iniziato a non girare più bene come giravano negli anni d'oro, negli anni più brillanti. Quindi davvero una vita sempre vissuta alla massima intensità delle emozioni, sia quando le cose hanno girato nel modo giusto, anzi più brillante, più entusiasmante, più alto rispetto ai successi che ha avuto, e poi anche quando tutto è precipitato dall'amore alle questioni giudiziarie, alle questioni finanziarie e imprenditoriali. Questa è la straordinarietà del personaggio Cecchi Gori, che appunto è emerso in modo molto vivido anche nelle parole che ti ha regalato in questa intervista. Allora, fra poco manderemo alcuni pezzi di intervista e anche le risposte di Tarusi, cioè ieri sera, Storia di Sera. Intanto abbiamo riassunto anche tutta la carriera cinematografica, come diceva giustamente la direttrice Bini, da una parte, no, i grandi successi, dall'altra parte quelli anche di un impero caduto, l'impero cinematografico. Sentite. La mia vita è stata ed è tutto un film. Classe 1942, Vittorio Cecchi Gori nasce a Firenze ma si trasferisce nella capitale già durante l'adolescenza per fare da assistente a papà Mario, che da autista delle star aveva creato dal nulla la Cecchi Gori Group. Una giovinezza spensierata quella di Vittorio, da ricco playboy si dice, talvolta un po' spaccone, ma anche gran sognatore. Accanto al padre macina set, film, produzioni internazionali, ed è proprio sul set di un film, Asso, nel 1981 con Celentano, che Vittorio incontra l'attrice Rita Rusic. Il matrimonio nell'83, due figli, Vittoria e Marietto. Nel 93, alla morte di suo padre, Vittorio diventa presidente ed è con lui che la società si amplia. I giganti che passano dalla sua scuderia sono icone del nostro cinema, da Gassman a Vanzina e poi Scola, Monicelli, De Sica, fino a Tornatore, Dario Argento. I suoi film sbancano il botteghino, sono gli anni di Bisbetico Domato, Mia moglie è una strega, Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino. Nel 91 vince il suo primo Oscar con il film Mediterraneo di Salvatores, e con lui il cinema italiano torna in America da protagonista. 300 milioni di spettatori dall'Italia agli Stati Uniti. L'avventura politica del 94 non gli fa perdere la rotta del cinema. Proverà a far riposare Troisi durante le riprese del Postino. I suoi problemi di cuore forse gli ricordano quelli di papà, ma all'indomani della morte di Massimo, quel film gli vale la candidatura all'Oscar come miglior film. Con Benigni e La vita è bella, di Oscar ne porterà a casa ben tre. Grazie alla moglie, che ormai si destreggia anche nella casa cinematografica di famiglia, scopre Leonardo Pieraccioni, ma anche un giovane Virzì.
E come se non bastasse, da 17° presidente della Fiorentina conclude l'ingaggio del calciatore argentino Batistuta e al grido di Batigol vince Coppa Italia e Supercoppa nel 96. Eppure calcio e cinema non gli bastano, così l'impero acquista emittenti televisive, pay tv e, come confesserà lui stesso, non trova la forza di blindarlo quell'impero e si avvia verso il 2001, quando, come dirà, all'improvviso il film della sua vita si farà brutto. Angelo, ieri le dichiarazioni di Rita Rusici ieri sera sono state abbastanza dure nei confronti di Vittorio, da una parte, dall'altra parte comunque dici io comunque gli voglio bene, vorrei che non stesse così. Beh, loro non si parlavano da 10 anni, finché poi 5 anni fa lui si sentì male, era in fin di vita e in quel momento Rita era a Miami con Mario e sentì proprio l'esigenza di correre qui, sì, di correre al capezzale di Vittorio, e da allora non si sono più staccati. Parla comunque una donna che ha sofferto per lei, ma soprattutto per il fatto che Vittorio si era un po' distaccato, molto distaccato dai figli. Quindi parla, come ti ha detto ieri nella tua intervista, con dolore, perché comunque hanno rappresentato una bella famiglia e per anni sono stati insieme, ben 18 anni sposati, quindi facendo anche dei grandissimi successi cinematografici insieme, perché va ricordato che, per quanto Vittorio sia un grandissimo produttore, gli ultimi successi in casa Cecchigori, che siano Pieraccioni, Birzì o Salemme o Panariello, erano tutti targati Rita, in quanto lei amava andarli a trovare, a scovarli nei teatri e poi dargli l'opportunità del primo film. E dal primo film sono partite varie carriere. Però allora, ecco, vediamo le dichiarazioni di Rita Rusic a Storie di Sera. Sentite. Mi fa molto dolore sentire tutto questo, mi fa molto dolore rivangare, ritornare nel passato e mi fa molto dolore vedere Vittorio, perché mi dispiace, comunque io voglio bene a Vittorio, nonostante tutto il nostro passato, nonostante tutto quello che è successo, io a Vittorio voglio bene. Mi dispiace vederlo così e mi dispiace anche sentire che dice che non rifarebbe, non cambierebbe niente. Ma come non cambieresti niente? Ma con la tragedia che è successa? Certo, tutti sbagliamo, ma tutti dobbiamo riconoscere i nostri errori, perché è proprio dal riconoscere i nostri errori che troviamo in un certo senso un senso non di pace, ma di... Cioè, ti dispiace, perché dispiace quello che succede, non dispiace quello che si dice, dispiace quello che è successa una tragedia a tutta la famiglia, a tutto il gruppo, cioè è successa una tragedia personale e una tragedia, come si dice, finanziaria, di lavoro, economica, della aziendale, società, aziendale, finanziaria, tutte le persone che lavoravano con noi, tutto il gruppo, eccetera, è sparito un gruppo. Quindi è chiaro che io penso che dice così Vittorio, ma lui vorrebbe cambiare qualcosa. E per forza, ma chi vorrebbe ripercorrere quello che abbiamo percorso e quello ha percorso poi lui da solo, eccetera. No, penso che sia sbagliato e che non lo pensi effettivamente, che non cambierebbe niente. Allora, vediamo ancora altre sue reazioni. Di Mia. Allora, io ho conosciuto bene Vittorio, vabbè, li conoscevo prima. Beh, certo, perché ho lavorato con loro anche al cinema. Ma in a televisione, un certo punto, soprattutto anche a Telemonte Carlo, quando comprò Telemonte Carlo. E secondo me quello fu uno degli errori. Perché mentre assolutamente loro del cinema erano padroni, erano un mezzo che conoscevano perfettamente, Rita è stata assolutamente l'asso nella manica di quel periodo, perché è stata una grandissima talent scout, e loro col cinema si gestivano perfettamente bene. Quando arrivarono e quando lui arrivò alla televisione, con un po' di, secondo me, di fantasmi anche, no? In quell'epoca c'era l'ascesa di Berlusconi, lui in qualche maniera voleva anche un po', diciamo, buonare, perché poi lui ha un carattere anche un po' infantile nella sua genialità, no? Anche un po' emularlo, e quindi fece una serie di, diciamo, anche fesserie, si può dire, anche sul piano dell'immagine, perché non gestiva bene delle situazioni, pettegolezzi, situazioni politiche, la squadra di calcio. Lui dice giustamente ha fatto troppe cose. Per esempio, la televisione era qualcosa che lui non conosceva e si capiva. Ecco, su questo, perdonate, poi so che deve andare alla riunione di redazione, volevo sentire la direttrice Pini. Ecco, su questo, quando lui dice ha fatto troppe cose, no?
forse se ne facevo di meno, le faceva fatte meglio. Direttrice. Beh, sarebbe stato in controtendenza con un temperamento così, in fondo penso che abbia rispettato se stesso. Poi le parole di Rita Rubin sono state molto vere, molto sentite, perché inevitabilmente ha vissuto da dentro quello che è stato un fallimento di vita, di carriera, ma che si è trascinato dietro anche appunto un sistema di famiglia, di azienda che ha coinvolto moltissime vite, ha ferito moltissime vite e ha creato appunto un trauma, una frattura che non ha riguardato soltanto Vittorio Cecchi Gori. Però un uomo che vive appunto sempre così sul limite dell'estremo, nel bene e nel male, nel successo e nella disgrazia, in fondo credo che sia fedele a ciò che è, rispetti il suo temperamento e il suo carattere, al netto degli errori, degli sbagli clamorosi, delle cadute precipitose che appunto hanno poi condannato e segnato la sua esistenza e non solo la sua. Però è chiaro che ci troviamo appunto di fronte a qualcuno che ha fatto della sua vita, cito sempre Vittorio Cecchi Gori, ma in questo mi sembra un'espressione molto giusta per raccontarlo, come ha già fatto della mia vita un film, effettivamente, se non l'ha fatta lui, chi? Appunto nel bene e nel male, nelle contraddizioni, negli eccessi positivi e negativi, ma ci sono davvero una quantità di ingredienti tali per cui è complesso poi dare un giudizio, come dire, valoriale, morale a una vita del genere. È giusto riconoscerne i grandi successi e le rovinose cadute, è giusto guardarle, è giusto analizzarle, è difficile giudicarle quando poi appunto tu vai a valutare il complesso di un'esistenza così. Grazie. Grazie direttrice di essere intervenuta con noi, buon lavoro. Adesso grazie, mandiamo un altro pezzo delle reazioni di Rita Rusic ieri sera a Storie di Sera, sentite. Forse allora la cosa diciamo più grave tra virgolette che è successa è aver rischiato troppo. Non si può mai rischiare troppo, cioè né come capo famiglia né come capo di un'azienda, perché poi è chiaro che quando rischi tutto, come fai a rischiare tutto? E cioè come possono succedere queste cose? Non lo so, io veramente me lo chiedo, forse perché appunto diventano cose più grandi di noi, diventano cose tra virgolette quasi ingestibili, poi diventano cose che ad esempio era un gruppo talmente grande che era già grande per noi due, poi comunque da solo, io penso, ma non perché da solo, perché non ci fossi io e voglio parlare bene di me stessa, assolutamente no, però penso che alla fine anche quello che ha dimostrato la nostra storia è che la famiglia è quella che gli è stato più vicino e che continua ad essere lì quando ha bisogno, sempre. Allora voglio dire, allora forse se c'è stato un errore e aver pensato che di poter fare a meno della famiglia, di credere che qualcun altro potesse volere di più il suo bene, il bene dell'azienda e il futuro di questo gruppo Cecchi Gori, qualcuno più di noi. E invece no, nessuno voleva più di noi il suo bene, perché il suo bene era il nostro bene, era il bene dei nostri figli ed era la continuità di un gruppo creato da suo padre, moltiplicato da lui, da me, perché pure mi devo prendere pure io da sola i meriti, perché non me li dà nessuno e tantomeno me li dà Vittorio, ma lo dico con affetto. E quindi sì, se c'è stato un errore grande, enorme, e aver scambiato e aver pensato di poter fare a meno delle persone vere vicino a lui.